Oggi noi nella nostra regione abbiamo un numero di terapie intensive, una percentuale di terapie intensive che è praticamente intorno al 16-17%, una discesa nell'ultimo mese di 10 punti percentuali che determina gli effetti di una pandemia che in questo momento sta scemando. Io credo che in maniera intelligente il governo, come anticipato ormai 3 settimane fa dai governatori in una richiesta, avrebbe dovuto prendere atto di questa fase e passare a una fase successiva dove si tolgono le classificazioni a colori e si restituisce un po' di serenità e una prospettiva di normalità al territorio, che ha molto bisogno in termini di soprattutto anche rilancio economico e di socialità. Mi permetto di dire che ho notato, e l'ho fatto notare a Speranza, c'è una difformità nei dati che noi trasmettiamo e che sono pubblicati anche sull'Acenas e i dati invece che vengono trasmessi al Ministero della Salute. Sia il giorno che siamo diventati arancioni, sia la settimana successiva c'è una discrepanza che abbiamo fatto notare, che nel momento in cui andavamo arancioni non faceva la differenza perché eravamo comunque come terapie intensive sopra il 20%, ma eravamo dati al 26% piuttosto che al 23%. Nella settimana scorsa invece eravamo al 19,5% e venivamo dati oltre il 20%, quindi questo potrebbe essere importante per i 15 giorni di rientro che ancora vengono applicati al Ministero. Io mi auguro che ci sia un confronto, ma mi auguro anche che il governo prenda atto del momento in cui, della fase pandemica che viviamo e vada a superare questa classificazione che in questo momento è assolutamente antistorica.